E sembrano finite le feste, ragazzi. Sembrano finite le feste, ma sembrano perché comunque anche la Befana è passata. Si è portata via con l'Epifania tutte le feste, insomma, sono andate via, insomma. Ma noi comunque, siccome siamo qua la domenica pomeriggio insieme, ci facciamo questa, ci ritagliamo questa mezz'ora di festività, diciamo, di relax, di riposo per la nostra confinatura. E allora io vado a fare, oggi abbiamo, vado a fare il setup. Oggi abbiamo il Blackland Blackbird, questo è uno dei primi rasoi di lusso che avevo comprato anni e anni fa. Blackbird è tanta roba, eh. Basterebbe solo questo nella vostra collezione. Chiamiamola collezione. Allora, Blackland fa dei rasoi veramente superbi perché hanno una lavorazione veramente bella, veramente accurata, anzi, bella non vuol dire niente. Sputnik, too much. Sputnik, ragazzi, tanta roba, eh. Anche trovare la lettera per aprirla è tanta roba. Ma la vedo? No, il problema è vederla, eh. Eccola qua, guarda, tac. Ah, ma c'era la colla. C'era una colla proprio tenace, eh? Tenax. È proprio incollata. Ma perché mettete così tanta colla, ragazzi, delle lame? Eh? Che poi si sporcano pure i rasoi. Allora, sta attento. Sputnik. Ti capì? Guarda che bella la forma del Blackland. Favoloso. Poi il manico così intarsiato, con queste fenditure così profonde, sono quasi taglienti, danno un grip al rasoio formidabile. Blackland è da avere, è uno dei pochi rasoi che suggerisco di comprare perché comunque li vale, vale veramente i soldi che costa. Allora, detto questo, io andrei a montare la Lia crema iberica che trasuda la rasatura tradizionale, tutto quello che trasuda e ciucca. Allora, qua io avevo del residuo dei giorni scorsi di crema profumatissima. Ok, vado a risciacquare, così intanto il pennello misto tasso e sintetico è pronto. Capito? Allora,
Non so, io armato, vado di Lea, quindi. Lea. Lea, shaving cream. Tanta roba. Lea ha veramente un profumo di rasatura tradizionale, di barberia. Se non avete la Lea, bisogna che ve la procuriate perché. Ecco qua, e anche il montaggio. Ah, aspettate un attimo, serve accendere la macchina del caffè. L'acqua, ok, ci siamo. È arrivata l'acqua calda, ho dovuto sprecare 20 secondi di acqua calda, di acqua. Allora, direi che possiamo iniziare. A stendere la crema. Ammazza com'è luminoso oggi lo schermo. Così non vedo. Ecco qua. Allora, ma cosa devo fare? Devo andare con la prima, con la first pass o bisogna andare a prendersi il caffè prima? Cosa facciamo? Il caffè è immancabile, però diamo una rinfrescata dopo alla crema da barba. Mi sembra doveroso passare al caffè. Un attimo che c'ho un problema con il residuo del caffè, che non ho svuotato. Vedete che è pieno, devo svuotarlo perché sennò non me lo fa il caffè. Devo farlo prima.
Vabbè, ma io ci sono comunque, mica sono andato via. Il bello della diretta. E anche questo, no? Tanto do una rinfrescata al montaggio. Eccomi qui ragazzi, tazzina l'ho fatto un po' ristretto, oggi c'ho la tazzina bianca come al bar. Un risucchio importante insomma. Ma non si vede oggi, Vernia, la quantità del caffè. Osaccio, osaccio. Allora, intanto ho lavato, ho sciacquato un po' la tazzina, eh? Mi si sta un po' seccando la crema. Ho visto qualche moschicina bianca, infatti, eh? È perché va idratato il montaggio, ragazzi. Sapone disidratato. Bene, adesso non ci sono più scuse, dai, di Vernia. Vai con il Black Bird, allora, di Blackland, la metta Sputnik. Le Sputnik mi piacciono perché non sono molto 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 taglienti, quindi su un rasoio così
Vai. Vai di Lernione. Adesso ho sul collo una sfumatura di barba che è più, cioè ha diverse tonalità di lunghezza. In modo da fermarmi. Esattamente a questa altezza. Te capì? In questo modo c'è un attacco non troppo netto, cioè lo stacco non è proprio netto, vedete? Si vede che inizia scalando. L'effetto scalo, ragazzi. Allora, qua devo stare attentissimo alla parte alta perché chiaramente non voglio. Non voglio rovinare la linea di demarcazione. Secondo me basta così, eh. Mi stavo togliendo gli occhiali, ma non ce li ho. Fantastico. Ci sono, eh. Allora, oggi
No shampoo perché l'ho fatto stamattina. Ho la doccia, quindi dopo la corsa. Quindi direi che si può evitare. Metto magari un po' di olio però, quello sì. Ah, il pennello devo lavarlo subito. È importante togliere subito il sapone dal pennello. Comunque ho visto che i pennelli hanno una durata, eh? Cioè nel senso, anche se li utilizzo una volta alla settimana, per esempio, questo l'ho utilizzato moltissimo, dopo un po' il pelo, dopo di molti utilizzi, il pelo tende a incresparsi. Quindi direte voi, e quindi una volta che si è increspato, continuate ad usarlo. Ho notato solo questa piccola differenza. Sì, hanno una durata i pennellazzi. Quindi anche lì spendere 300 euro per un pennello. Olio da barba, per barba. Allora, un ragazzo mi ha detto di metterlo nelle mani e non con il beccuccio direttamente sulla barba e stenderlo sulle radici. Allora facciamolo. L'ho scaldato leggermente sui polpastelli, tanto si scalda subito l'olio. In effetti. La scaldata con l'olio e la stesura fino alla radice ma che baffo! Barba in ordine, ragazzi. Con questo tiraggio di fianco proprio bello così. Te. Sta venendo fuori una bella barba, eh? Però naturalmente prima di trovare un certo disegno ci vuole parecchio tempo, eh? Allora,
questo l'ho fatto. Adesso, per finire la barba da marinaio, direi di mettersi il furbo. Furbo, tanta roba, furbo. Questo mi rinfresca, ragazzi. E dopo la palmolive della settimana scorsa, il furbo ci vuole, furbo blu, vintage, aftershave. A proposito, ma Balocchi non lo sento più, devo sentire Balocchi però. È sparito. Oh. Ogni tanto lo sentivo, almeno una volta all'anno lo sentivo, adesso non lo sento più. Oh. Devo vedere su Facebook. È che io non guardo mai, ragazzi. Ogni tanto sento qualche produttore, però da quando faccio i video del mercoledì, dove allerto le persone sui costi, eccetera, eccetera, sono un po'... I produttori mi vedono come l'antagonista della rasatura con sta barba e quindi si allontanano in effetti, no? Vabbè, lì sai chi è veramente amico e chi no. Ti capisco? Ognuno poi fa il suo mestiere, no? Come se il cardiologo ce l'avesse con, che ne so, il neurologo, per dire. Per dire, naturalmente non mica ci paragoniamo a certi professionisti. Chiaramente. Allora io vado nell'oculo. Quanti minuti sono passati? 32 o no, 28? Io non riesco a vedere, ragazzi. 28 mi sembra. Va bene. Allora, sono qui, ma soprattutto sta registrato, no? Perché sono qua. Urlo perché ho il microfono a circa... un metro e mezzo, 1,20 m, così a occhio. Allora, passate queste festività, passato il Natale, passato il Capodanno, qualcuno ha perso anche delle persone, un'amica durante queste festività è mancata, purtroppo, e quindi succede, purtroppo, carissimi. Siamo veramente una presenza sulla terra, e per quanto un individuo, una persona, possa magari essere unica, abbia un'unicità sulla terra, a un certo punto poi scompare comunque, no? Quindi questo ci fa capire che siamo veramente... un soffio, e che comunque nessuno è talmente, deve sentirsi talmente importante, perché comunque la vita ci viene regalata e ci viene tolta poi alla fine. Quindi tante grandezze al mondo che ci sono e che fanno magari del bene o comunque del male, è un po' la presenza che hanno dato sulla terra, ciò che rimane. Quindi bisogna fare sempre attenzione a quello che si fa, perché poi sono le azioni che rimangono sulla terra, le azioni che abbiamo fatto, quelle che rimangono qui. Poi dopo noi, quando ce ne andiamo, rimangono quelle, insomma. Va bene, detto questo, noi ci vedremo mercoledì allora per un nuovo appuntamento sulla nostra tipologia di argomentazione. Io vi mando un abbraccio, ragazzi, buon inizio dell'anno a questo punto, buon lavoro a tutti, buona ripartenza. Un abbraccio da Mauro, dal canale della Rasatura del Neofita. Grazie, ragazzi, della chat erotica, un cuore a tutti voi. Ciao ragazzi, vado di countdown e si dimentica il radiocomando. 3, 2, 1.